tutti, oggi voglio farvi un video su dei prodotti che ho trovato su un calendario dell'avvento che ho comprato l'anno scorso. Il calendario dell'avvento poi ci ho messo sì tanto a aprirlo che non ve l'ho fatto più vedere, ma magari ne discutiamo in questo video qua. Il calendario dell'avvento è della linea di Kat Keystone, quindi sono prodotti da bagno, di skincare e affini. Il calendario l'avevo preso su Zalando, mi sembra, e ovviamente era del 2020, però visto che stanno uscendo tutta una serie di video sui calendari dell'avvento e che credo che questo calendario dell'avvento venga rifatto quest'anno e che più o meno la linea possa essere simile a questo, ve lo faccio vedere. Non sono gli stessi identici prodotti probabilmente quest'anno, ma secondo me come concept potrebbe essere simile. Vi faccio vedere le caselline aperte a una Kat Keystone. Sono molto curiosa, anche se ne ho sentito parlare un po' male. Il calendario è molto carino, ne ho sentito parlare male perché dice che è molto ripetitivo. Quindi, numero 1, body wash, estratto di frutta ginepro, olio di foglie di rosmarino, di betulla, vitamina E, vegan friendly. La confezione è super super carina con tutti questi fiorellini. Aperto e annusato, sa di probabilmente rosmarino, betulla, ginepro, come è descritto. Ha un odore un po' balsamico, fresco e un pochettino dolce floreale. È buono, un po' particolare. Questo è il sapone, trasparente. Ora non mi sembra il caso di farvelo vedere in doccia, per cui ve lo faccio vedere sulle mani. Sotto l'acqua libera un odore abbastanza balsamico, un po' tipo, non so se è rosmarino, betulla o se è, a me sembra quasi un po' tipo pino silvestre. Numero 2. Ok, scusate lo smalto, mi si è rovinato. Questa è veramente una crema mani. Che carina con questi gufettini. Original Kat Keystone London Hand Cream. Questa è la consistenza. Con una mano sola non sono riuscita a farvi vedere come si sparge. Comunque non fa scia bianca. Per ora rimane un po' appiccicatina sulla mano, devo essere sincera. Ha un odore molto dolce, tipo zuccheroso, e anche abbastanza balsamico. Credo si senta il pino, lo zucchero. Andiamo col terzo. Body lotion. Quindi questo è un prodotto, per ora abbiamo trovato tre prodotti diversi. Ok, in questo caso abbiamo estratto di ribes nero, estratto di olio di lampone, che non so cosa sia, estratto di rosa, vitamina E. Ok, questa è la consistenza, sembra un po' meno gnocca della crema mani. Anche questa non sembra fare scia bianca, è abbastanza leggera. È un odore buonissimo, secondo me si sente la rosa, quindi un po' floreale, un po' dolcino come odore. Molto molto buono, un po' anche fruttato direi. Col numero 4, questa è body lotion. Siamo al 5, che è sicuramente qualcosa di diverso perché è una forma più piccola. Un lip balm al cocco, buonissimo profumo, 10 ml, quindi questa è anche una confezione abbastanza grande. Vediamo com'è aperto. Purtroppo questo calendario si spacca tutto. Questo un po' mi dispiace, forse lo sto aprendo un troppo a foga. Ok, trasparente. Sulle labbra sembra abbastanza corposo. Andiamo col 6. Questo, sento da qui un odore di rosa. Rosa Cassis, una varietà di ribes nero. È una crema a mani. Questa è la crema, è abbastanza densa. Mi trovo abbastanza bene con queste creme per ora.
Vediamo se scende la numero 7, che è più piccola. Niente, sto distruggendo tutto il calendario. Body wash, però da solo 15 millilitri. Andiamo con la numero 8, che quasi sicuramente è un burro di cacao perché ha la stessa forma. E eccolo qua, Original London Lip Balm. Andiamo a vedere cosa c'è nel 9, che ha finalmente una forma diversa. Ok, è una mini saponettina. Cassis and Rose, 30 grammi, quindi piccola piccola. Secondo me in realtà faranno dei set con profumazioni diverse. Ok, questa è la saponetta. Ha un profumo buonissimo, ragazzi. Ha un profumo di rosa, però quello buono, quello fresco, non quello un po' stantio. Andiamo avanti con il numero 10, che temo sia un burro cacao perché ha la forma. Il problema dei burri cacao è che io ci metto una vita a finirlo, quindi preferivo che non ce ne fossero 8 milioni. Twilight Garden Lip Balm. Questo è il terzo che troviamo. Numero 11, ha di nuovo l'aspetto di una cremina. Ok, questa linea qui l'abbiamo trovata di qualcos'altro. Per ora non stanno facendo dei set completi. Andiamo avanti, 12, di nuovo una forma a crema o bagnoschiumino. E questo è un bubble bath. Numero 13, che è di nuovo sicuramente una cosa tipo crema o giù di lì. Ormai ho spaccato tutto, quindi vabbè. Ok, confezione come al solito bellissima. E questo è di nuovo un body wash. Ok, quindi mi sembra se ne siano trovati due di fila, Cassis and Rose. Andiamo con la 14, super carina, è una body lotion. Questa è la spiegazione. Numero 15, e è questa. Quindi un'altra delle profumazioni abbastanza frequenti. La 16. 600 anni dopo siamo riusciti a estrarla. Non so con cosa era piantata, ma non è una saponetta. Guardando meglio ci siamo accorti che è un bath freezer. Quindi dovrebbe essere una di quelle cose che si mettono nella vasca e si sciolgono. Però noi non abbiamo la vasca, quindi vediamo. È rosa. E ha una delle profumazioni tipiche. Andiamo a aprire la 17, Lip Balm. E vediamo la 18. È una body lotion piccola. 19. Queste caselle non si aprono, ma se sbaglio. Ok, body wash, che devo dire sono una delle mie cose preferite. 20. Questo sono Bath Salts 21. Ormai è completamente sbracata. Hand cream 22. Un'altra hand cream 23. Cosa sarà? Una saponetta? Sì. Ultima 24 e mi sembra più grande delle altre. Hand cream. Abbiamo un sacco di hand cream. Questa però è grande. Ok, alla fine della fiera il calendario è composto da lip balm, body wash, creme mani e qualche extra per fare il bagno, sali da bagno, bombe da bagno e body lotion. Io pensavo che alla fine sarebbero state create delle linee composte da magari sapone, body lotion, saponetta, doccia schiuma e crema mani e lip balm. In realtà non è andata proprio così. Ci sono delle linee composte da più prodotti, altre linee invece che sono singole. Per esempio, i lip balm sono 4, se li ho reperiti tutti, spero di non essermi persa prodotti per la strada. Quindi ce n'è uno alla ciliegia, uno al pompelmo, uno con vaniglia e uno con cocco. Sono quattro lip balm che non poi non hanno niente a che vedere di gli altri prodotti, questi gusti.
sono uno diverso dall'altro, hanno l'apertura fatta a beccuccio così, che devo dire che non è la mia preferita. E il prodotto è un prodotto piuttosto spesso, funzionare funzionano, però rimangono molto presenti sulle labbra per tanto tempo, quasi un po' pesanti. Sono bellissimi i packaging, ma questo di tutto quanto alla linea. E mi piacciono tutti tranne quello al pompelmo, che trovo avere, ma questo è il gusto mio, un sapore, un odore che mi mette un po' a volta stomaco, non lo so perché. Mentre invece questi altri tre sono più dolci, più fruttati, mi piacciono di più. Alcune creme mani sono delle creme mani che apparentemente hanno gusti diversi rispetto alle altre. Ce n'è una che è con note di tè, poi ce n'è una che è peonia, mandarino, gelsomino, vaniglia, questa qua, e una che ha rosmarino, eucalipto, timo, e c'è due body wash che sono lo stesso odore apparentemente, si chiamano Beer Body Wash, con rosa, foglie verdi, agave, cetriolo. Poi ci sono altri prodotti che invece sembrano far parte di una linea. Quindi abbiamo per esempio questi due, che sono tutti e due timo, basilico, eucalipto e eccetera eccetera. Questi tre, che sono tutti e tre con camomilla e lavanda. Ci sono le due linee, se non mi ricordo male, con più prodotti, che sono questa, che è ribes, rosa, gelsomino e un'altra infinità di cose che ora non sto a leggervi. E infine la linea che ha assolutamente più prodotti è questa, due creme mani uguali, tra l'altro questa è l'ultima che c'era e è più grande. Sono prodotti che sono un po' ripetitivi. Come potete vedere, alcune confezioni addirittura sono doppie di crema mani o giù di lì, però hanno profumazioni buonissime, come pro, tutte quante sono buone. Hanno dei packaging bellissimi, uno più bello dell'altro, e onestamente come prodotti direi che sono medi, nel senso che le saponette funzionano abbastanza bene come saponette mani, body lotion senza fame e senza lode, così come i gel doccia. Il prodotto che mi è piaciuto di più sono le creme mani, che sono piuttosto idratanti, fra le migliori che ho provato. Non battono quelle dell'Oxiten, però buone, le sto usando molto volentieri. In conclusione, è un calendario dell'avvento solo per chi ama questo tipo di prodotti, perché sono un po' ripetitivi, però a me non è dispiaciuto perché non sono cattivi prodotti sotto vari punti di vista. Devo dire che le varie creme mani, le varie body lotion, le varie burri di cacao cambiano per confezione e per profumazione, però poi la qualità di ognuno rimane standard. Credo sia la stessa identica crema con profumazioni diverse e in una boccettina diversa, cioè non c'è una crema mani per mani secche, una crema mani per pelli grasse, una crema mani per anti-age. Mi sembrano tutte esattamente la stessa identica crema come qualità. Se vi piace questo tipo di prodotti, ve lo consiglierei. E niente, con questo è tutto. Se avete domande, lasciate un commento. Se vi va, iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!